Nicola, che belli! Guarda. Nicola, guarda che belli, guarda. Guarda, Nicola. Eccoci qua, qui come al solito quando ci sono queste storie è sempre pieno di giornalisti. Vai. Vedi. Eccoli qua, sempre Guarda detective quanti. Geotropa, guarda quanti, guarda che belli, Com'è? guarda Come si chiamano? detective Geotropa, guarda, ed eccoli qui tutti in ordine, tutti Il cesto è belli e vuoto, eh? rotondi. Nicola, il cesto è vuoto. Il cesto è vuoto, adesso lo Oh, riempiamo. ti presenti che questo è un cesto? Tieni presente qui, vedi? La Ecco. grandezza. Guarda. Ecco qui il nostro contenitore di vimini. In vimini, anzi, no, di vimini. In vimini. Allora, stop ai prezzi. Eccoli qua. Allora, il bottino di oggi. La bellezza e la regolarità della clitocibe geotropa. Guardate un po' che bella. Un esemplare adulto e uno giovane. È veramente un fungo che nel bosco gratifica gli occhi, gratifica la ricerca e soprattutto riempie il cesto. Ecco qua le lamelle. Questo è un esemplare sempre giovane. E questo qui è una bella sventola grossa, guardate un po', eccola qui. Poi abbiamo ancora, noi abbiamo chiamato i nostri due carciofoni di questa ricerca. Eccoli qua. Pensate che stavano insieme anche perché la dimensione poi parla. E vedete un po', veramente stupendi. Questi è un fungo che cresce e lo si trova spesso sotto i carpini. E poi abbiamo, ecco, di questi periodi è abbastanza insolita questa presenza. Vedete un po'? Dice Ecco, sì, mi facevano ricordare gli amici che giustamente a distanza di qualche anno, oggi 11 dicembre, 4 anni fa, in questa stessa data ne abbiamo trovato gli stessi, sempre di questo tipo di fungo. Questo è un Boletus lepidum. È veramente un fungo che nel bosco si fa voler bene ed è spettacolare trovarlo, vederlo. Mangiarlo, naturalmente. Poi, naturalmente, parlando di bosco e parlando di alberi, parlando di lecceti, abbiamo il Cantarellus cibarium. Eccolo qui. I comunissimi, le finferle, conosciute come finferle o finferle, a seconda poi delle regioni cambia un po' l'accento. Questi sono tutte famiglie. Questo qui probabilmente è uno sempre della famiglia dei Cantarellus, ma la qualità è l'albinum, perché mentre normalmente è giallo, poi ci sono anche di alcuni esemplari che sono decisamente più chiari, quasi che danno al bianco. E poi qui abbiamo tutta sta colonia della clitocibe geotropa che vedete un po' che veramente hanno un disegno, una caratteristica inconfondibile nel bosco. Le lamelle decorrenti sul gambo sono abbastanza semplici da trovare. E questi si trovano sempre, diciamo la maggior parte delle volte, a colonie. Sono sempre gruppi di 10-15 esemplari, quindi
Qualche volta anche poi ci sono gruppi abbastanza numerosissimi, oltre 20-30 unità. Come Come l'abbiamo trovati noi? giustamente è capitato oggi a noi, Gli perciò. amici di YouTube. Allora, un saluto agli amici di YouTube e una dedica particolare. Mangiandoli, penseremo a voi. Facciamo a qualcuno in particolare la dedica? La dedica particolare la facciamo a tutti quelli che purtroppo mangiano solo carne. A quelli che mangiano solo carne. Ok. Ok.